Siamo al Maschio Angioino, che ospita la 25esima edizione di Ridere 2014, il festival del teatro comico e del cabaret. Stasera saremo in compagnia con Gino Rivieccio in Stiamo Freschi, spettacolo che ancora una volta mette in luce le capacità artistiche dell'attore partenopeo. Dalla crisi, dalla crisi. Dai un ristorante, stanno. Allora se tu ristorante che stai facendo per il show di luce della casa, se il vino è della casa, se la pasta è fatta in casa, allora se mi potete ospitare, si può mantenere pure la casa, perché la prima anni ci fa tanto, come voi capite, ci fa tutto mai, ormai la gente manda un ristorante, fateci casa, guarda solamente i prezzi, quando capire con due minuti, guarda anche il giocatore che si mangia. Ma ci sta un anno, un paglione, un coppia di piatti e faceva 25 euro, 50 euro, 20 euro, un saccio, 50 euro. Venda a lui, non ce la vuole proprio. A me dice, ma che buono, quanta sì. Insomma, tanti crediti, no. Chi se ci vediamo? Guarda, lui. No, non c'è di bevita, che se pane è coperto, guarda. Ormai si fanno proprio i conti così. No, ma è diventata una situazione terribile. Quindi loro non sanno come fare. Dicono, oh, ma noi dobbiamo fare qualcosa, passerà. Questo è sicuro, guardate, perché ormai si è capito già, perché noi poi ci accorgiamo. Quando arriva la dichiarazione dei redditi, quelle volte che la leggiamo, com'è difficile pagare le tasse, è vero? Un problema, sapete qual è, maestro? Che fra poco questi parlano già di tornare a votare, si tornerà alle elezioni, questi sono i problemi. Io però ho le idee chiare, sono le idee chiare, se si andrà a votare già solo per chi votare. Io voto per la Libba, almeno sono sicuro che la truno sono solamente 40. Gino Rivieccio in Stiamo Freschi, una raccolta, diciamo, un po' del tuo percorso artistico, una cornice estivo. Meravigliosa, estivo, una raccolta estiva, una serata per divertirsi, una cornice meravigliosa. Quando... Quella del Maschio Angioino, in una rassegna Come Ridere, perché Siamo Freschi? Ma siamo freschi perché c'è una doppia valenza il titolo, siamo freschi perché chiaramente si sta freschi, no? In estate, qua in questi posti si sta freschi, e stiamo freschi perché stiamo messi bene, insomma, stiamo freschi, siamo messi bene per come vanno le cose in questo paese in questo momento. Io l'anno scorso facevo un ospedale, ma faccio progetti per il passato, e questo richiama in sotto certi aspetti alcuni dei temi di quello spettacolo. È un monologo dove io raccolgo appunto i miei cavalli di battaglia, i miei personaggi, i pezzi in questo quali... sei bravissimo, lo sappiamo. Ringrazio, i pezzi ai quali la gente è più affezionata, quindi serata veramente rilassante, scanzonata, spensierata. Non sono da solo, in scena c'è il maestro Mario Messina. Bravo. Ma mi devi dire, ovviamente, per la prima volta, sì, ma quanti anni accompagnato dal maestro Messina? Parecchi, su 35 anni, diciamo lordi 35, netti almeno 20. Messina sta nello stato di famiglia del Rivieccio, insomma, ormai posso dire che siamo cresciuti insieme, lui più di me, perché insomma è un po' più datato di me. Una persona straordinaria anche. Maestro Mario Messina, che ripeto, ci conosciamo, sì, è vero, dal 1980, facevamo una missione insieme al Canale 21, si chiamava Scusate, abbiamo scherzato. E quindi io a ottobre festeggio i miei 35 anni con questo lavoro. Sei in gran forma. Ti ringrazio. Un po' di dieta, insomma, ci siamo tenuti. Nell'estate uno tende a dilatarsi e un po' a gonfiarsi, invece ci ho fatto qualche sacrificio pure quest'estate. In questo poi mi ha aiutato anche il lavoro, perché tra una serata e l'altra, sai, smaltisco poi in scena. Senti, autunno-inverno, i nostri amici a casa, Gino Rivieccio in teatro, sì, dove dobbiamo applaudirlo? Allora, all'Augusteo, dove debutto il 7 novembre con un nuovo spettacolo, e stasera ci divertiamo, lo spettacolo che segna i miei 35 anni di carriera, dove presento questo progetto musicale in compagnia del maestro Cascone, perché a ottobre appunto esce questo CD che ho realizzato insieme ad alcuni colleghi, è molto bello questo, dei pezzi famosi e non famosi, scritti da Bruno Lanza, da Antonello Cascone e da Leonardo Barbareschi, e lo spettacolo quindi è uno spettacolo di monologhi e di canzoni con questa band diretta dal maestro Cascone, debutterà il 7 novembre al Teatro Augusteo. E noi siamo sempre pronti a seguirti, in bocca al lupo Gino per tutto, te crepi, lo meriti. Crepi, grazie, buone vacanze per chi le può fare ancora, buon lavoro per chi è rientrato al lavoro, in bocca al lupo per chi trova un lavoro, che di questi tempi è diventata la cosa, un vero lavoro è trovare lavoro. E siamo freschi. E stiamo freschi, ciao. Guardate, mi si chiama Ici, fa questa cosa. Poi si è chiamato Imu, ma la spiegato uno in modo forte e fine. Poi dice Imu, i morti, chi le morti, è la terza volta per arrivare a Cartella e l'Italia. Poi si chiama Tazzi, che poi dice, da si incantata la casa, e poi va, oh! Io passo un tempo, allora appazzava, visto che stai fare, non ti hai nato, pensa. Il lupato male, che faccio te il lupato male? Guarda se stai con i bus della spesa male, i bus della monata.
il percorso che perché bisogna tagliare la spesa, bisogna tagliare la spesa. Dico, te, puoi tagliare proprio la spesa mia, non mi devi percorso a 50 anni. No, perché giustamente la situazione è quella qua, quindi non sanno, dice, ma c'è crisi, bisogna adeguarsi, i negozi sono in crisi, ma pure Babbo Natale, chissà, non stiamo in crisi, non avete visto, pure Babbo Natale, una volta si faceva la letterina a Babbo Natale, chissà, ha fatto la letterina a Babbo Natale, ma ci cadono così i soldi Babbo Natale. Un Babbo Natale che pure prima del mondo a Napoli si faceva tra l'albero di Natale, sul taglio, lì, si hanno fatto l'albero, ma pochi anni si faceva tra pure a slitta si faceva tra. Si faceva tra la slitta a Babbo Natale. E da fare in ritorno. Va bene. E dice la mattina fai tutto il reno così, Babbo Natale. Ci parla, come faccio? Ma io qua, dice, tu mi rendono per rinare qua che prova, ma chi è? Chi deve lavare monte dico, no, chi non è buono, chi non ha. Una bagnola che è bravissima, chi se mette a bagnolo su, no, c'è da slingo, ma ponti il reno, funziona, va a fare tutto il reno, c'è da parlare, come l'ha fatto? Niente, ci fate una slinga, volta a renna. Siamo al Teatro Mediterraneo per l'atteso spettacolo di fine anno della Scuola di Canto Moderno diretta da Gianfranco Caliendo, ex leader del Giardino dei Semplici. Il titolo dello spettacolo quest'anno è C'era un ragazzo che come me. Gianfranco, è terminato un altro anno accademico con tante emozioni e come sempre tanta fatica, ma alla fine, diciamoci la verità, su questo palcoscenico protagonista è la musica e soprattutto i tuoi allievi. Quest'anno uno spettacolo davvero difficile ma di grande soddisfazione, è vero? Sì, perché parliamo di band, quindi parliamo... E chi abbiamo, meglio di te? Dopo tanti anni trascorsi in una band, chiaramente mi sembrava giusto dedicare, anche perché giovani, ultimamente in Italia non è che le band le amiamo molto, perché riusciamo, stranamente mi sono reso conto che come band italiane non ce ne sono tantissime che amiamo oggi, e infatti dei giovani ne abbiamo giusto pescato un paio. E quindi imparare che invece la musica fatta in gruppo è bella perché si convergono delle energie musicali, la creatività di uno con l'altra. Perché come dici tu si crea amicizia. Anche molto, perché è la marcia in più proprio quella. E anche in una band, oggi ragazzi io vedo, noi vado a suonare oggi con uno, oggi con un altro, no. Invece una volta noi facevamo quello che chiamavamo il complesso, complesso musicale. Il complesso lo facevamo e eravamo gelosi, guai se uno andava a suonare con altro, no? Avevamo l'esclusiva l'un dell'altro e poi la cosa bella era sfruttare maggiormente le capacità di ognuno, no? Se uno di noi era più bravo a parlare, parlava lui, chiaramente, uno era più bravo a suonare, suonava l'altro. Senti, alla fine si crea una grande famiglia, io ne faccio parte e ne sono felicissima, sì. Ma i ragazzi come vivono questa avventura?
Ah, sicuramente, guarda, io tu sai che ho alcuni che vengono da tanti anni e altri poi che si, chiaramente si rinnovano e chi lo vive per la prima volta sembra di vivere effettivamente un sogno perché io cerco di dare, tu lo vedi, cerco di dare il massimo, quello che riesco a fare anche nella preparazione, in tutto, cerco di farlo veramente perché voglio che per loro sia un grande ricordo, un grande, al di là di quello, perché io credo che non è, io faccio scuola di canto da tanti anni, però l'obiettivo mio non è quello necessariamente di creare dei professionisti della musica. Se lo diventano è chiaro che sono contento e grazie a Dio ne ho sfornati diversi, però l'obiettivo è quello di fare una cosa che ti fa stare bene, che ti appaga, che ti, capito? Senti, in tutto quest'anno e oggi stasera sul palcoscenico hai intravisto il nuovo Giardino dei Semplici nelle band? No, ah no, tra le band, no, queste sono band, ma chissà, potrebbe anche essere, ho detto io facendo cose serie perché non si sa mai, effettivamente diventano band. No, le band oggi italiane difficilmente usciranno delle band, ecco, se abbiamo avuto, dico, anche nomi, Negramaro, Imodà, che hanno fatto, però il problema è che scopiazzano troppo gli stranieri. E gli stranieri sono più bravi di noi, nel senso a fare delle cose. Invece i gruppi italiani nell'epoca nostra ne uscivano tanti perché ognuno in originale cercava di fare qualcosa di diverso. Questo... In bocca al lupo per stasera, Gianfa, e per la tua carriera. So che a settembre uscirà un altro CD. Sì. Sei all'opera? Sì, sono all'opera. Ti posso dire solo l'argomento di cui tratta il brano sul quale punterò e che è proprio molto vicino a quello che faccio durante l'anno, perché vuole un po' una specie di denuncia contro i talent. Perché io più li guardo e più dico, ma non è possibile prendere in giro dei ragazzi così. Scorderà famiglia, non sarà mai nome. Non fa gatti veri con male ritorno. O bene zaccato per soldi, i soldi s'accattano a cento. Si da micro, pompa vega, si me leve lento. Io non mi fido che nessuno tranne la famiglia. O mondo mi fa schifo e ci pensa prima dei miei figli. Sono mondato, sottigiato, mi dice sta gente. Ma prima ero cascè, portavo pesci dei cascetto. Si fuma sino tossico, si futta sino zoccolo. Benvenuti al sud, ma non vega niente. Ci hanno educati, etichettati nel stereotipo. Oriava le stare da chiesa cattolica. Ci stiamo solo noi, oppure esistono l'alieno. Tra miliardi di stelle, satellite, io Vaticano, cascio vero. Mantieni i segreti, se si scoprono l'alieno, spiega, ma dimmi il segreto. O tempo mi cagna, so sempre stesso, soldi non ce ne stanno, come sempre. Da ogni locale, se vola che sta fama, quello che conto per noi e fa differenza. O tempo mi cagna, so sempre stesso, soldi non ce ne stanno, come sempre. Da ogni locale, se vola che sta fama, quello che conto per noi e fa differenza. Per tutti i King Supreme, oh, 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 oh. Rocco Hunt, protagonista con il suo live presso il Bolivar. Cosa rappresenta questo evento? Beh, innanzitutto rappresenta il culmine di un rapporto con Sasà, Bolivar, che per me è un grande onore essere qua. Uno spettacolo che abbiamo fatto insieme, la regia è sua. Per me rappresenta un grande passo, che è quello là dell'affaccio su una realtà teatrale, che come tu ben sai io comunque faccio rap, cioè musica. Ma affiancare il rap al teatro per me è un'esperienza nuova. Quindi per me questa è un'esperienza, cioè pure sperimentale, sai? Un'esperienza zero. Chissà poi cosa viene, però è stata una bella cosa. Numero zero molto interessante, perché oltre ai tuoi grandi successi, non mai stranota al pubblico, ci sono anche dei passaggi di prosa molto particolari. Come li hai scelti?
Ma innanzitutto con l'aiuto di Sasà, perché quando si parla di teatro comunque sono abbastanza ignorante, però è bello comunque conoscere sempre cose nuove, realtà nuove, affacciarsi su delle cose che prima erano sconosciute, e devo dire che questa cosa del teatro mi è piaciuta, cioè mi è piaciuta e mi sta piacendo tantissimo. L'approccio è nato dal live show dell'anno scorso di Clementino, che è sempre qui al Bolivar, comunque io e Clemente siamo molto amici, l'anno scorso sono stato ospite qua, allora abbiamo deciso io e Sasà di fare una cosa particolare, ovviamente meno teatrale rispetto a Clemente, perché Clemente, sai, è nato per il teatro, avendo madre e padre che fanno parte di una compagnia, no? Io invece ho voluto fare più rap, però comunque c'è una forte impronta di teatro. Grande successo, quindi anche grande responsabilità, così giovane, cosa significa? Significa tanto, perché avere in platea, cioè nelle poltrone, madri e padri e soprattutto ragazzi, miei coetanei a 19 anni è una grandissima responsabilità, perché quando dico ogni singola parola di un testo ci tengo a portare a loro qualcosa di positivo, no? Comunque siamo in un'epoca molto difficile per i ragazzi seguono stereotipi sbagliati, e quindi io ci tengo a portare una sottile linea di differenza tra lo stereotipo sbagliato e quello lì che può essere uno stereotipo giusto. Io non sono presuntuoso da dire che quello che dico io è positivo, però ci provo almeno. Ho nome Rocco Hunt, so Kill e Coppa YouTube, nu salute Wayun, eventi in anteprima TV, e quando faccio ancora, ho nome Rocco Hunt, ce magnam, amo sfurnato teatro, Bolivar. Wayun! Mario sono, ma manca l'aria mo, a domandario sono. Aspettate da farnessa, prima da pioggia non cessa, ma manca l'assa, la chance, ma tocca che mi concessa. Oh Mario sono, ma manca l'aria mo, a domandario sono. Guaggiù, o fuma da grassi da roccia, vedo che frate mi il camarone, l'acqua guardi, coppa ci sta lì, prima goliava, se mi mangi, ancora mo c'è caluccia, le tue buche, la persiana, c'è ancora trovo fiducia, poi la piglia, fanno a mano, soffi frate, pensa lì, lascia razza, la famiglia, quando è uscita la mattina, piensa, capito, fa sci, ogni giorno è tale quale, quando passa le decenne, voglio frate, che hanno un mondo, tuo futuro sta le crene, adesso triste, alla fine, non è che non può c'è, come bianco e cimine, capito, che come fa c'è, la da mamma, camo, gagno, perché ho figlio, entrato in vita, preferito, degli amore, testa, con sonno, allucano balcone, vado a pigliare sigarette, può piacere a chi mi scende, perché libertà, ho capito la costretta, fondo fiele da raga, ho capito mentre stette giù, guardate giù, gioco forte, tengo colpo, di rimosso, brucio un colpo, fa pochi anni, paghi a voi, tutto riesce a dire storto, non io vedo, la roba che chiova, la coppa lei, solleva e bene e mezzo, tutto è corso, la speranza è l'ultimo calore, la spissi, la prima che ti abbandono, ma non sa l'amore, lasciati te poi sì, ma ci se ne resi, non fa male il foto, ma da fuori, frato non c'è se, su, e mani, su, aspetta a me da fornessa, prima la pioggia non c'è, la mano tassa, la chance, ma l'opera è coce, frato non c'è se, Mario sono, ma manca l'aria, mo, frato Mario sono, qua giù, la strofa di quella tina, vuoi andare assieme, la voce, Vienna White, on the night, Hydro, l'unico sciocco fra casse e nulla, qua giù c'è sta qui, aumenta le scale, sì, tutti, Clementino, Macaroni e Pin, Macaroni e C, tu la dire, fratello, tu muova a piedi, fino a Caput, stiamo sicuri, c'è stato un po' di fare a cavallo con uno, mentalità vincente, teatro Bolivar e mani su, frato ma c'è servo, Mario sono, ma che l'altro un po', frato ma Mario sono, aspetta a rega per me, se fin quando pioggia non c'è, ma per tasse la chance, ma dove mi concesso, oh Mario sono, ma manca l'aria un po', frato ma Mario sono, o fumo da grassi da voce, Catrassi di Cavera c'è, grazie a tutti, Mario. A tutti gli amici di Eventi in Anteprima, un saluto pieno d'affetto da Fiorella Mannoia. Guardate Eventi in Anteprima perché vi porterà nel favoloso, strepitoso mondo del teatro. Voglio fare un saluto, un augurio a tutti
tutti, di tutti gli eventi in anteprima, sia quelli che la fanno, sia quelli che la seguono, sia quelli che la vedono. Veramente auguri e saluti da Francesco Paolo Andoni. Ciao, vi voglio bene. Seguite eventi in anteprima, mi raccomando, non ve lo perdete, che questa è una cosa molto importante. Teatro e teatro, insomma, nessuno lo fa, mi raccomando. Ecco, Massimo Lopez è qui per salutare eventi in anteprima e con me è 21. Un saluto affettuoso a tutti gli amici di eventi in anteprima da Sala Da Vinci, ciao. Un grande saluto, un abbraccio affettuoso, avrebbe detto così quelli delle radio private una volta, un abbraccio circolare a eventi in anteprima da Gino Rivieccio, ciao. E venite a teatro e venite a vedere il teatro, perché abbiamo bisogno del teatro. Un po' meno la televisione, quella non fa bene, insomma. Spegniamola. Sì, non in questo momento, però. Non in questo momento. In altri momenti. Esatto, in altri momenti. Un bacio a tutti. Termina qui un'altra ricca puntata di Eventi in Anteprima TV. Potete rivedere le nostre puntate su www.anteprimatv.com. Noi naturalmente vi aspettiamo puntuali la prossima puntata.